la deputazione di Storia Patria per la Calabria, che io rappresento, ha dato con piacere il patrocinio a questo premio intestato a un barone. Certo, noi non siamo ben propensi nei confronti del baronaggio, anche perché poi questo barone non pare che sia stato benemerito nei confronti degli abitanti di Belmonte, al punto che addirittura, caso raro nel corso del Cinquecento, è stato condannato, è stato rinchiuso nelle carceri della Gran Corte della Vicaria di Napoli e poi addirittura è tornato ed è stato ucciso. Però alla fine la memoria si affievolisce e si è ritenuto opportuno dedicargli anche un monumento e intitolargli un premio. Il fatto che fosse nata a Belmonte, diciamo, fa sì che la cittadinanza di Belmonte se lo possa intestare, però come poeta, certamente non come una figura sotto il profilo politico o sotto il profilo sociale. È meritorio questo premio in quanto valorizza delle giovani energie culturali con l'assegnazione di un premio che li può incoraggiare a continuare nella loro attività.